chiusa in una sala server dietro l'angolo. Le truppe di Cerberus stanno cercando di entrare. Preparatevi, ho quasi finito con la porta. Arrivano. Sanders, è tutto a posto. Sono io. Grazie, comandante. L'ammiraglio Anderson mi ha sempre parlato bene di te. È con Cerberus che dà la caccia ai miei studenti. Ho bisogno di un vero numero uno. Quanti siete in tutto? Meno di 20. Molti sono stati rimpatriati dopo la notizia dell'invasione dei razziatori. Alcuni hanno scelto di restare. Ora sviluppano tecnologia sperimentale per l'Alleanza. Altri sono biotici. Hanno seguito un addestramento militare per formare un'unità di artiglieria biotica. Hai accennato all'ammiraglio Anderson? Sì, ci siamo conosciuti. Beh, saranno ormai 20 anni. Quando era candidato a diventare Spettro. Io c'ero quando Saren lo tradì. Quel giorno David mi salvò la vita. È un uomo eccezionale. Era sulla Terra quando i razziatori hanno attaccato. Poi ha deciso di restare a combattere. Non lo sapevo. Qui siamo rimasti tagliati fuori da tutto. È vivo? Vivo e vegeto. Ora è a capo del movimento di resistenza. Bene. Se riusciremo ad andarcene da qui, beh, digli di non farsi ammazzare. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Vorrei solo che arrivasse da qualche altra parte. Però hai ragione. L'Alleanza rischia grosso. E alcuni degli studenti più grandi si sono offerti volontari, che Dio li benedica. Solo un momento. Sto cercando di ripristinare le comunicazioni. Wilf Roberg, ci sono studenti intrappolati nella sala Orione. Cerberus ci ha bloccati. Ormai ci sono addosso. Maledizione. Sala Orione. Oltre la porta è in fondo al corridoio. Posso aprirla io? Dopo averli riportati qui, punteremo dritti alla navetta. Grazie, comandante. Io resterò qui. Con un po' di fortuna riavrò il controllo di qualche sistema. Potrebbero essercene degli altri. Fingiti morto e poi raggiungi Kali Sanders alla sicurezza. Ok, ma qui in giro c'è anche mia sorella Sean. Resistendoci, insulterete le vostre famiglie e i vostri amici.
ferita. Se intendi salvarla, agisci prontamente, anche se questo ci rallenterà. Sean, riesci a sentirmi? Come conosci il mio nome? Ho salvato tuo fratello. Ora è con Cali Sanders alla sicurezza. Vuoi raggiungerli? Sì. Ho solo bisogno di riposare un po'. Grazie. Di vedere il re dei Boy Scout. Bene, controllo amplificatori. Prangley, quei campi facevano schifo. Cerberus non ti compatirà come quella tipa che ti sei fatto alla festa di fine anno. Prendete del succo e una barretta energetica. 5 minuti. Quante volte ti avevo detto di non fidarti di Cerberus? Quelle truppe ti avevano in pugno, Jack. Ti ho salvato il culo. Vuoi una medaglia? No. Vorrei che ti tappassi la bocca, così possiamo combinare qualcosa. Rabbia? Bene. Ci tornerà utile. E tu chi diavolo sei? Ho 50.000 anni più di te. Wow. Shepard se li cerca proprio col lumicino. Ora voglio solo pensare a portare i miei ragazzi via da qui. I tuoi ragazzi?
Sì, direi di sì. Come diavolo hai fatto a diventare insegnante? Parli come se temessi che possa farli saltare in aria. L'Alleanza mi ha offerto questo ruolo per ringraziarmi dell'aiuto che ti ho dato. E gli studenti sembrano apprezzare il mio stile. La biotica psicotica. Ti distruggerò! Bevi quella roba, Rodriguez. Non distruggeresti neanche un fazzoletto bagnato. Cortessa squadra d'evacuazione. L'incrociatore di Cerberus sta tornando. Quanto abbiamo? 2 minuti al massimo, comandante. Poi sarà impossibile da oltrepassare. Vattene da qui e torna alla Normandy. Noi troveremo un'altra via d'uscita. Ricevuto. Buona fortuna, signore. Shepard Sanders, gli studenti sono al sicuro, ma per le navette niente da fare. Va bene. Ci sarebbe un'altra soluzione, ma ho bisogno di accedere ai sistemi di sorveglianza della stazione. Puoi disattivare il programma di violazione di Cerberus. Ha origine dalla sala Orione, là vicino. Ehi, avvisami quando avremo trovato un modo per andarcene da qui. Come reagiscono gli studenti alla guerra? Secondo te, sono un branco di ragazzini. Fino a pochi mesi fa pensavano soltanto a scopare. Non credi siano pronti alla guerra? Non credo che abbiano alternative. Quindi, tutti quei discorsi sull'artiglieria biotica? È solo teoria. Forse un po' d'azione riuscirà a temperare il loro carattere. Ma? Sono meglio come supporto. A combattere nelle retrovie, ad aiutare con le barriere, robe simili. Non lo so. E questo gliel'hai detto? No. Hanno bisogno che io creda in loro. Ho imparato qualcosa ascoltando tutti i tuoi maledetti discorsi. Devo dire che ti trovo benissimo, Jack. Perché? Vuoi sbattermi di nuovo contro la parete nel ponte secondario? Non intendevo dire quello. Ah, beh, forse non hai avuto un'influenza tanto negativa su di me. Non ho mai avuto una famiglia. E loro... Farò strage di chiunque osi toccare i miei studenti. E cosa hanno questi studenti di così prezioso? Dal punto di vista biotico, intendo. Beh, cosa c'è di più spaventoso di un biotico su di giri? Un gruppo di biotici su di giri. Sono una specie di artiglieria biotica. Chiunque si metta di mezzo verrà fatto a pezzi. Sbaglio o è esattamente ciò che volevi distruggere su Praja? Sai benissimo che non è così. Cerberus torturava dei bambini su Praja. Questi sono più grandi e sono volontari. Gli unici a provare dolore sono i loro avversari. State vicini. Vi porteremo fuori. Bene. Perché dovremmo accedere ai sistemi di sorveglianza? Per raggiungere le navette di Cerberus, l'incrociatore non punterà le navi alleate. Ecco perché saranno la nostra via di fuga. Con le telecamere di sorveglianza potrò farti arrivare alle navette evitando le truppe di Cerberus. Sanders, ora dovresti avere l'accesso. Perfetto. La via più rapida attraversa l'atrio, ma Cerberus ha sigillato le porte. Dovrai disattivare i blocchi magnetici. Gli interruttori dovrebbero trovarsi proprio sopra la porta. Scusami. La nostra insegnante ha combattuto con il comandante Shepard. Forte! Chissà perché non ce l'aveva mai detto. Siamo pronti a obbedirle, comandante. Siamo pronti a obbedirle, comandante. Come va l'amplificatore? Non posso credere che lavorasse con la nostra istruttrice. Con voi due, forse abbiamo una possibilità. Ricevuto. Ora dovresti essere in grado di sfondare la porta. Io intanto raggiungerò le navette e ne preparerò un paio al decollo. Quale spiaggia? Sui, la telasura è una spiaggia con le onde e tutto quanto. Con ragazzi asari disponibile per il dottor. Sempre che se la pensi così morirai su questa stazione. Devi avere una prospettiva e concentrarti su di essa.